Centro diurno di Villa Chianini, l'appuntamento di Nessuno Escluso di quest'oggi è dedicato a questa realtà. Entriamo! Come nasce la struttura e chi è gestita? La struttura nasce nel 1993 ed è un servizio che viene offerto dall'azienda ASL 8 e dal Comune di Arezzo e viene gestito dalla cooperativa Progetto 5. Questo centro è rivolto a persone con disabilità grave dai 18 ai 64 anni. All'interno del centro abbiamo una serie di attività, dalle attività appunto assistenziali, attività di socializzazione e ricreative. Il centro è aperto dal lunedì al sabato con orario dalle 8 alle 18 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 8 alle 13. Gli ospiti della struttura sono vicini anche a tematiche di rispetto per l'ambiente. Come funziona il laboratorio di riciclo? Il laboratorio del riciclo nasce nel 2006 e serve agli operatori insieme ai ragazzi per conoscere nuovi materiali di scarto e insieme ai ragazzi, attraverso la loro immaginazione e manualità, creare cose che abbiano una nuova vita, un nuovo valore. È vero che gli ospiti del centro diurno di Villa Chianini sono anche ottimi fotografi? Il gruppo fotografico di Villa Chianini si chiama appunto Punti di Vista e in questi anni, dal 2004, è diventato, anche con l'aiuto e l'appoggio del gruppo fotografico Imago, un gruppo importante e ha partecipato a numerose mostre. Tra le attività svolte, spazio alla creatività con il laboratorio di ceramica. Come è strutturato? Il laboratorio nasce nel 2006, pensando che la manipolazione dell'argilla potesse essere uno strumento che consentiva agli ospiti del CD di poter dare forma alle loro emozioni, ai loro ricordi e ai loro pensieri.